sapete, il mio è un canale incentrato sul fitness. Per me fitness non significa soltanto palestra o allenamento e mangiare sano, ma benessere in generale, quindi prendersi cura di se stessi da tutti i punti di vista. In questo video vorrei provare a darvi qualche consiglio per quello che in inglese chiamano il get my shit together, nel senso di prendere in mano la tua vita. Sono appena tornata da 2 mesi di vacanze, viaggi, spostamenti, chi più ne ha più ne metta, e sono un casino dal punto di vista estetico, fisico e della mia vita. Nel senso, dal punto di vista estetico non mi prendo cura del mio aspetto fisico da 2 mesi, praticamente da 1 mese vivo struccata, perché in Marocco non avevo voglia, al mare men che meno, quindi non vedo un trucco da 1 mese, e infatti la prima cosa che ho fatto stamattina è stato truccarmi, non so se si vede, se non si vede meglio, e questo mi fa sentire più pronta ad affrontare la giornata, come se tipo il fatto di truccarmi e vestirmi, nonostante siano le 8:30 e sia a casa, appena finito di far colazione, mi fa sentire come se la mia giornata sia già iniziata. Invece se passo la mattinata in pigiama, struccata, senza prepararmi, la mia giornata inizia lenta, male, non sono attiva tanto quanto lo sono adesso. Quindi il primo consiglio che mi sento di darvi per riprendere in mano la vostra vita è prendervi cura di voi stessi, anche da un punto di vista che può sembrare superficiale, ma dell'aspetto fisico. Adesso sto sistemando le mie unghie, che sono diventate un casino, e infatti adesso metto questo olio per cuticole e unghie e questo Complete Care 7-in-1 Treatment del brand Sally Hansen. Mi hanno mandato questi loro prodotti e tanti smalti quest'estate, e sono quelli che ho utilizzato, che avete visto durante tutti i video, sia quello rosso che quello pesca, e devo dire che mi sono trovata davvero bene, danno un effetto da semipermanente, durano tantissimo nonostante siano degli smalti normalissimi, perché hanno dentro l'olio di argan e non so cosa facciano, ma durano tantissimo. Spiegazione da beauty blogger on top. Secondo luogo, per prendere in mano la vostra vita, plan, pianificare. Voi sapete che io sono una maniaca del pianificare, delle liste, delle cose scritte che ti dicono cosa devi fare, perché sì, perché vedere quello che devi fare scritto giù davanti a te ti fa capire che lo puoi fare, ma soprattutto ti fa capire che magari quello che pensi che sia insormontabile o che siano tantissime cose, poi viste lì dici ma in realtà non sono poi così tante, ma soprattutto non ti fa dimenticare nulla. È un'agenda che mi ha regalato l'Adele per il mio compleanno l'anno scorso e l'ha presa da Stradivarius. È un'agenda aperta, nel senso che si può utilizzare in qualunque periodo dell'anno che si vuole, e io ho deciso di iniziare ad utilizzarla quest'anno perché io l'anno scorso avevo già acquistato la mia agendina rosa che mi avete visto utilizzare tutto l'anno scorso, e quindi questa era in più. Quindi io sono in un momento di transizione, nel senso, adesso sono a Padova, ho una settimana se non anche meno per fare tutte le carte, andare in banca, sistemare, organizzare, fare i pacchi e organizzare il trasloco per iniziare la mia nuova vita dal 1° di settembre a Milano. Quindi ho questa settimana per fare tutto e poi venerdì, sabato prossimo, quando è sabato, io dovrei aprire casa a Milano, si spera. Quindi sarà una settimana abbastanza importante. Basta, adesso continuiamo con le piccole cose che sto facendo per ritornare on track. Dopo 2 mesi che essenzialmente ho passato in cucine altrui o in ristoranti, per me è essenziale adesso poter ritornare al mio cibo, poter ritornare in cucina a cucinare. E per me essere tornata qui a Padova è fantastico perché posso andare al mercato della frutta e della verdura. Allora, guardate cosa c'è lì! Patate dolci bianche! E quindi patate dolci, noci pesche, percocca, pomodorini, zucchine, melanzane e zucca, nella speranza che sia castagnosa. Ti prego. Oh my God. And it's just not crispy.
sì. Allora, in realtà volevo farmi un piatto di pasta, ma avendo visto queste patate dolci bianche al mercato, io le adoro, non le trovo praticamente mai, se non a volte qui a Padova, non ho resistito. Quindi abbiamo quello di cui avevo voglia, cioè un po' di fagiolini, verdura, le mie patate dolci buonissime, pollo e pomodoro. E ragazzi, sul pollo è obbligatorio una montagnola di parmigiano reggiano, cioè proprio pollo e parmigiano, pipì, top. Oh. The pressure is massive and I haven't even... Cioè, ragazzi, davvero, tra queste e quella pasta arancione non c'è paragone, queste sono troppo buone, quando non sanno di sapone, e a volte le bacon che sanno di sapone, non so perché. No, ok ragazzi, ho scoperto il santo graal, parmigiano sul piatto e in zuppo. Io mangio la buccia, non mi chiedete perché. Ciao. Pensate quello che volete, ma per me dopo 2 mesi di stop la parte più difficile è ricominciare il tutto, quindi ritornare alla routine, palestra, allenamenti eccetera. Dicono che ci vogliono 21 giorni per creare o distruggere un'abitudine e per me sono passati molti più di 21 giorni e vi giuro che nonostante io desideri tornare ad allenarmi, per me essere qui in questo momento è stato davvero difficile. Ci sono voluti 2 fattori. Uno, la pressione di mia mamma, che mi ha detto: Silvia, oggi andiamo in palestra, e io non potevo dire di no, perché sennò sensi di colpa a mille. E 2, un completino che mi motivasse. Sono in tonalità grigio e rosa e devo dire che queste sono state 2 cose molto motivanti. So che tutti dicono: che bello, sono stato in vacanza, adesso non vedo l'ora di tornare a spaccare il mondo. Non sempre così, non è sempre facile ritornare a bomba, però adesso ci sono, quindi adesso mi alleno, quindi vi faccio vedere quello che faccio. Allenamento molto soft, leggero e tranquillo e vediamo. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. Non so se dal video si vede, ma sto tremando come una foglia.
mattina ho deciso di fare un workout total body facendo 3 esercizi per le gambe e 3 per l'upper. Ora dovrei fare addome, ma non ho più voglia. E in realtà sono qui da tantissimo, sono qui da 75 minuti, quindi un'ora e un quarto, anche se sono andata con calma e ho preso il mio tempo e ho fatto periodi di recupero un po' abbastanza lunghi. Comunque, come primo giorno sono super soddisfatta. L'importante è tornare in palestra, tornare ad allenarsi e chiudere quella vocina che ti dice ma dai tanto, che ti tiene a casa sul divano, e ritornare a fare le tue cose. Piano piano ricadi nelle tue routine, ricadi nei tuoi modi di essere, perché questo è un modo di vivere e mi appartiene. Una cosa molto frequente di quando si vuole ricominciare è fare l'all-in, nel senso ricominciare a bomba la palestra e ricominciare a bomba con l'alimentazione super sana, super restrittiva. E infatti molto spesso si parte con l'idea di adesso dover mangiare soltanto riso, verdure e pollo. Se per l'allenamento vi ho consigliato di iniziare soft, lo stesso vale con l'alimentazione, soprattutto con l'alimentazione, perché è molto più mentale. Perché proprio nel momento in cui mi dico tu non potrai più mangiare quel cibo, il mio cervello mi risponde io voglio solo e soltanto quello, grazie. Quindi proprio per evitare questo effetto è importante non porsi dei limiti e non limitarsi, non far sentire al nostro corpo che ci stiamo imponendo su di lui, soprattutto il nostro cervello, perché è stronzo. E quindi più lo facciamo sentire libero, meno questo chiede e pretende e ci fa volere determinati alimenti. Più pensiamo che possiamo mangiare tranquillamente la pizza, la pasta, eccetera, più diremo, beh, vabbè, non ho bisogno di mangiarmi 10 pizze oggi perché potrò sempre mangiarmele. E questo è sempre il discorso che vi faccio per quanto riguarda anche il discorso delle abbuffate, perché spesso queste sono causate proprio da questo imporsi di non mangiare determinati alimenti. Io con questa clip concluderei con questo video. Mi è piaciuto davvero tanto farlo, mi sono davvero divertita, l'ho trovato molto interessante, molto divertente, spero che lo pensiate anche voi. Quindi se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e lasciate un commento. Settembre sta iniziando, preparatevi perché sarà un mese fantastico e il preludio, l'inizio di anni spettacolari. Grazie per tutto il supporto, un bacio, ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!